Ci vediamo a terra. Sono state le ultime parole che il cameriere indiano della Concordia, Russell Rebello, ha detto a un membro dell'equipaggio. Il suo viaggio è invece terminato nella cabina del Ponte 8, dove è stato ritrovato il suo corpo più di 1000 giorni dopo lo schianto della nave sugli scogli dell'isola del Giglio. L'ultima delle 32 vittime ha cercato di aiutare i passeggeri a raggiungere le scialuppe di salvataggio. Così lo ricorda il fratello Kevin. Guardi, mi sono congelato per un attimo perché sono più di 1000 giorni che aspetto questa notizia. È veramente stato un eroe lui. Ha aiutato altre persone, ci sono vivi oggi grazie a mio fratello, e allora credo che chiunque è una persona salva, un'altra persona è un eroe. Saranno gli esami del DNA a confermare scientificamente che si tratti proprio del cameriere indiano, anche se il cartellino identificativo che aveva ancora in tasca fuga ogni dubbio. Il corpo era nascosto dal mobilio che si è rovesciato durante le fasi del naufragio della nave, ormeggiata ora a Genova per essere smantellata. Il processo va avanti. Schettino sarà sentito in aula il prossimo 2 dicembre.